Buongiorno dalla redazione di Telepace. Oggi è mercoledì 24 agosto ed è San Bartolomeo. Auguri a tutti coloro che festeggiano l'onomastico. Prendiamo la linea in diretta per vedere insieme i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e darvi subito gli aggiornamenti su meteo, traffico e viabilità nel nostro territorio, nel Levante della Liguria, in questo ultimo scorcio del mese di agosto. E allora iniziamo subito con gli aggiornamenti, con la cronaca ed in particolare con un incidente che si è verificato questa notte in Val Fontanabuona, lungo la provinciale 225. Nel territorio del comune di San Colombano Certenoli. Andiamo su teleradiopace.com per vedere insieme. L'incidente c'è stato ieri sera tra le 23 e la mezzanotte, come detto, lungo la strada che percorre la Val Fontanabuona nel territorio del comune di San Colombano Certenoli. Un motociclista è andato a sbattere violentemente contro le auto in sosta lungo la carreggiata. Si tratta di un uomo di una quarantina d'anni che non ha coinvolto altri mezzi nella dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti il servizio di emergenza sanitaria, il 118, che ha richiesto anche l'intervento del personale del distaccamento di Chiavari dei Vigili del Fuoco. Perché? Perché si è reso necessario un intervento per aiutare l'uomo ad districarsi da quella che era la situazione della sua motocicletta dopo lo scontro. L'uomo è andato a sbattere, come detto, violentemente contro le auto posteggiate ed è rimasto incastrato tra il muro che costeggia la strada e una delle auto in sosta. L'intervento dunque dei vigili del fuoco è stato decisivo. L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova grazie all'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Poi un altro aggiornamento di cronaca che troviamo oggi anche sui quotidiani, in particolare sul Secolo XIX, che ci porta nel borgo di Portofino, affollatissimo di turisti in questo periodo. Si è risolto infatti nel tardo pomeriggio di ieri il mistero che ha riguardato il ritrovamento di un cadavere nel Rio Fondaco a Portofino. Si tratta, secondo la ricostruzione dei carabinieri, di una persona senza fissa dimora che è finito nella parte tombinata del corso d'acqua nella parte più alta del paese. In mattinata era stato lanciato l'allarme dopo alcuni giorni di odore molto forte che faceva pensare alla carcassa di un animale morto, forse di un cinghiale. Sul posto dunque i carabinieri forestali e l'ufficio tecnico comunale, di qui la scoperta del cadavere di un uomo che ha chiamato in causa i carabinieri, la scientifica e i vigili del fuoco. L'iniziale ricerca di possibili persone scomparse da alberghi e bed and breakfast della zona non ha dato risultati, così come non c'erano notizie di residenti scomparsi. Nel pomeriggio poi il ritrovamento del portafoglio dell'uomo e di uno zainetto che ha confermato che il corpo senza vita e in stato di decomposizione era di un senza fissa dimora che viveva e si spostava tra Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Questo dunque l'aggiornamento che è arrivato, come detto, nel tardo pomeriggio di ieri da Portofino. Ora diamo uno sguardo al meteo, alla situazione meteo sul Levante della Liguria in questo ultimo scorcio del mese di agosto. Andiamo allora insieme sul sito di Centro Meteo Ligure per vedere la grafica e le previsioni aggiornate per la giornata di oggi, per quella di domani e per quella di venerdì. Andiamo insieme a vedere la situazione di oggi. Un promontorio anticiclonico si va rafforzando sul Mediterraneo. Nonostante ciò, avremo ancora a che fare con situazioni instabili in Appennino e sulle Alpi Liguri nelle ore più calde della giornata. Insomma, una situazione piuttosto consueta per questo ultimo scorcio del mese di agosto. Le previsioni per la giornata di oggi e per quella di domani sono sostanzialmente identiche. Abbiamo cielo sereno o velato ovunque, un po' in tutta la nostra regione, e da metà giornata però avremo la possibilità di addensamenti cumuliformi sulle Alpi e sull'Appennino di Levante, con la possibilità di brevi rovesci accompagnati da qualche colpo di tuono. Tempo sempre soleggiato lungo le coste e in serata nuovamente bel tempo ovunque. Venti deboli con locali, rievi rinforzi tra Genova e Savona da nord al mattino, brezze di mare nel pomeriggio, mare generalmente quasi calmo o poco mosso e temperature stazionarie o in lieve aumento le massime, in particolare nelle zone interne.
Diamo uno sguardo alle previsioni per giovedì 25 agosto. Già dalla grafica ci rendiamo conto che non ci saranno sostanzialmente novità nella situazione meteo della Liguria per la giornata di domani. E dunque anche giovedì cielo sereno ovunque, con la possibilità però di addensamenti a metà giornata, dunque nelle ore più calde della giornata, sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, con isolati e brevi rovesci che potrebbero anche essere accompagnati da qualche colpo di tuono. Lungo le coste è tempo sempre soleggiato e in serata ripristino di condizioni di bel tempo un po' su tutta la Liguria. Venti a regime di brezza, mare generalmente quasi calmo o poco mosso e temperature stazionarie. Uno sguardo alla giornata di venerdì 26 agosto, come vedete non ci saranno novità neanche in questo caso. Anche nella giornata di venerdì, nella parte più interna della Liguria, in particolare quella dell'Appennino di Levante, è prevista qualche episodio di instabilità. Per il resto non ci saranno cambiamenti sostanziali nella situazione meteo della nostra regione, come potete vedere anche dallo scenario che vedete alle mie spalle, che la regia ci propone molto tempestivamente. Una giornata davvero tersa e soleggiata sulla Liguria di Levante, preludio appunto a un ultimo fine settimana del mese di agosto che si suppone sarà caratterizzato appunto da tempo bello e quindi dalla possibilità di godere ancora un po' di questa estate in Liguria. Uno sguardo agli aggiornamenti sul fronte del traffico: non ci sono segnalazioni particolari che arrivano dall'autostrada A12, la percorribilità delle autostrade liguri in questo momento è piuttosto fluida, piuttosto tranquilla. E poi vi ricordiamo quelle che saranno le chiusure programmate, perché come sapete proseguono i cantieri di manutenzione e di messa in sicurezza straordinari sulla rete autostradale ligure. Da questa sera fino alle 6 di domani mattina ci sarà una deviazione in uscita a Chiavari provenendo da Livorno, quindi per chi proviene da Levante per lavori, mentre il tratto tra Recco e Rapallo sarà chiuso dalle 23 di giovedì sera fino alle 6 di venerdì mattina per lavori, e l'entrata consigliata verso Livorno è ovviamente quella di Rapallo. Questo per quanto riguarda il fronte della viabilità. Sul fronte del traffico ferroviario, in questo momento la situazione è tranquilla. Sul Levante della Liguria non ci sono particolari segnalazioni. Andiamo insieme adesso a vedere i temi che vengono trattati sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, in una giornata particolare, quella del 24 di agosto, perché oggi ricordiamo i 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, e dunque 6 mesi di guerra, con un punto della situazione che vede un conflitto sostanzialmente bloccato in quella regione. Oggi però è anche l'anniversario, 6 anni dal terribile terremoto che sconvolse il centro Italia, in particolare Amatrice. Allora anche in questo caso c'è il punto della situazione sui quotidiani a 6 mesi da un sisma dopo il quale si prova ancora a ricostruire. 6 anni dunque, abbiamo detto, da quell'evento. E poi ovviamente c'è la politica: manca ormai un mese al voto del 25 di settembre e chiuse le liste, con alcuni malumori ancora interni agli schieramenti. Si guarda ovviamente al voto di settembre, e quindi la campagna elettorale possiamo dire che sia entrata ufficialmente nel vivo, anche se inizia solo adesso a sentirsi parlare di temi importanti, temi cruciali per non solo il presente ma il futuro di un paese che deve affrontare sfide sicuramente importanti, tanto sul piano interno che su quello internazionale. Allora andiamo insieme a vedere Avvenire come ci propone quest'oggi questo sesto anniversario, questo sesto mese dall'inizio della guerra in Ucraina. Ce lo propone così, con un titolo quanto mai eloquente: sogno di pace. 6 mesi di guerra, alta tensione a Kiev, Erdogan, Mosca restituisca la Crimea e la mobilitazione non violenta italiana non si ferma, scrive Avvenire, missione per Mykolaiv. Ribadito il sostegno occidentale all'Ucraina, funerali a Mosca di Dugina, era lei il bersaglio dell'attacco.
E poi l'altro anniversario, come vi dicevo, 6 anni dopo finalmente si riparte da cosa? Dal sisma di Amatrice, c'è un piano per ricostruire. Il coraggio di restare, scrive oggi Avvenire. Ora è il momento di avere coraggio, di tornare nelle proprie abitazioni. Qualcuna già ricostruita, abbandonando le casette provvisorie o gli appartamenti presi in affitto nei territori vicini. Occorre saper guardare oltre il 24 agosto 2016 e anche oltre quello che Amatrice è oggi, sono parole del vescovo di Rieti, Domenico Pompili. E poi, come detto, la politica e la campagna elettorale, le sanzioni alla Russia dividono gli schieramenti, Salvini dice sono controproducenti ma Tajani è cauto, mentre Letta risponde non cedere al ricatto. Ieri a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione c'è stato il confronto fra leader, più applausi a Meloni, tutti sullo stesso palco. Vedremo poi all'interno i contenuti di questo dibattito. Sempre dalle pagine di Avvenire vi propongo un approfondimento all'interno relativo al tema di apertura. Il ritorno del popolo della pace, scrive il quotidiano cattolico. Furgoni e minivan carichi di generi alimentari pronti a partire lunedì prossimo da Gorizia con destinazione Ucraina. All'accoglienza dei profughi ucraini in Italia si aggiunge l'impegno concreto per ripristinare le infrastrutture nell'est Europa. Dopo i cortei, la mobilitazione dei pacifisti di casa nostra, a partire dal mondo cattolico, continua. L'ultima sfida, i progetti per ridare acqua potabile alle popolazioni colpite, scrive quest'oggi Avvenire. E poi viene proposto, nel taglio basso, un riassunto, chiamiamolo così anche se il termine è impreciso, di quelli che sono stati gli interventi di Papa Francesco in questi 6 mesi di guerra per chiedere incessantemente il dono della pace e una mobilitazione delle coscienze a livello internazionale che vada proprio in questa direzione. La preghiera incessante del Papa è il titolo scelto da Avvenire di fronte al pericolo di autodistruggersi. 6 mesi di suppliche, gesti e appelli di Francesco. E allora vediamo sulle pagine relative agli esteri, sul quotidiano cattolico, un po' il punto della situazione su quello che è l'andamento del conflitto in Ucraina. Erdogan, restituire la Crimea, l'intervento della Turchia, dunque il cuore del conflitto con Kiev, dove cresce l'allarme russo. Zelensky incassa la solidarietà dei leader mondiali sulla riconquista della penisola, paura di raid sui civili per l'indipendenza. La giornata si celebra quest'oggi. Gli Stati Uniti e i propri cittadini dicono lasciate il paese. La fotonotizia ci riporta alla commemorazione di Daria Dugina, a cui ha partecipato anche Aleksandr Dugin. A Mosca ai funerali il padre è morta per il popolo, al fronte il fronte è qui. Nuovi particolari sull'attacco. La carica esplosiva che si è rivelata fatale è stata azionata da un comando posto su una macchina che stava seguendo il ritorno della vettura con a bordo la giovane donna verso la capitale. Come dire, sostanzialmente da questa ricostruzione si capirebbe in maniera concreta che il bersaglio appunto fosse lei. Sempre dalle pagine interne del quotidiano cattolico c'è il punto della situazione sull'andamento del conflitto in Ucraina. Un conflitto che dopo 6 mesi somiglia alla Grande Guerra, scrive il quotidiano cattolico. Dal Donbass al sud il fronte è completamente bloccato. La Grande Guerra, appunto, una guerra di trincea, una guerra di posizione. Questo è il paragone che oggi ha scelto Avvenire. Restiamo sul quotidiano cattolico per parlare di politica, 3 pagine dedicate quest'oggi al dibattito interno ai partiti, interno agli schieramenti e fra gli opposti, le opposte fazioni, gli opposti schieramenti in corsa verso le elezioni del 25 di settembre. Analisi piuttosto approfondite che riguardano tutti i poli, le vediamo insieme a pagina 6 di Avvenire. Salvini, rivedere le sanzioni, lite col Partito Democratico mentre Draghi rinnova il sostegno all'Ucraina. Il leghista divide il centrodestra, alimentano la guerra, le sanzioni. Serve una riflessione. Il Dem Letta, non cedere davanti ai ricatti di Putin, un caso, le parole di Suslov sul voto italiano, scrive Avvenire. E poi ancora spinta dei leader sul tetto al prezzo, ma la corsa del gas concede una pausa. I partiti sono divisi tra soluzione italiana o europea.
Ancora dalle pagine di Avvenire, meeting, il confronto dei leader. In scena Rimini, una tavola rotonda fra 7 capi politici, l'applausometro premia Meloni, convergenze sul taglio del costo del lavoro, divisioni sul reddito di cittadinanza, mentre Conte accusa il Movimento 5 Stelle non è stato invitato, noi scomodi per il sistema. Molti spunti nel confronto fra i leader, platea fredda con Di Maio, non raccolta la sollecitazione di Vittadini sulle preferenze e silenzio sul rivendicare l'assegno ai figli. Questo un po' il sommario dei temi che sono stati trattati nel corso di questo dibattito. E poi ancora il punto sulle candidature, come sapete chiuse ormai da 2 giorni, candidati ESCA e Big in posti sicuri, così i leader hanno disegnato le liste. Non c'è nessuna sfida diretta tra i leader nei collegi uninominali, tra i capi partito solo Di Maio rischia il seggio. Per blindare il cerchio ristretto di Arcore, il Cavaliere retrocede i fedeli del 94. E c'è una mappa delle candidature nel plurinominale e nell'uninominale per Senato e per la Camera nelle varie regioni italiane per quanto riguarda i principali leader degli schieramenti politici in corsa verso il voto del 25 di settembre. Se volete farvi un'idea, dunque pagina 8 di Avvenire. E poi ancora restiamo sulle pagine del Quotidiano Cattolico per parlare della ricostruzione 6 anni dopo il sisma che, lo ricorderete tutti, ha sconvolto il centro Italia il 24 agosto del 2016. C'è un piano di ricostruzione per Amatrice e per le zone più colpite da quel devastante terremoto. Leggiamo insieme alcuni passaggi del reportage del Quotidiano Cattolico Avvenire. Amatrice c'è il piano di ricostruzione, cantieri aperti, ora tocca alle imprese. Nell'anniversario della scossa che la rase al suolo, visita alla zona rossa del centro reatino, che è finalmente tutto un cantiere. Legnini, la città rinascerà più sicura e più bella di prima. In ristrutturazione sono la torre, l'ospedale e le case del centro storico, finiti già 80 appartamenti. Il sindaco dice, ma è ancora poca l'attenzione delle istituzioni. Questo però, scrive Alessia Guerrieri, è l'anno della ripartenza. E poi ci sono le storie che arrivano dal meeting di Rimini. Io, papà e le canzoni contro la paura è il dolore che rende davvero adulti. Il cantautore calabrese Bruno Alissas domani a confronto con il religioso Massimo Granieri e lo scrittore Franco Nembrini. Mi aspetto, dice, di essere sorpreso. Alcune delle storie dunque che arrivano dal meeting per l'amicizia fra i popoli che si sta svolgendo a Rimini. Restiamo sulle pagine del Quotidiano Cattolico Avvenire per vedere i temi relativi alla cronaca italiana. È stato rimosso il video dello stupro, la vicenda, lo sapete, ha agitato un po' il dibattito, soprattutto politico, negli ultimi giorni. La vittima dice, io sono stata riconosciuta. La procura intanto indaga sulla diffusione del filmato che, lo sapete, è diventato un caso politico. Serracchiani, del Partito Democratico, per propaganda, Meloni ha ignorato la dignità di questa persona. La replica della leader di Fratelli d'Italia, non è strano che io sia più discusso dello stupratore, sono le sue parole. Siccità, Italia malata d'Europa. Rapporto dell'Unione Europea, 2/3 del vecchio continente a rischio. Il nord della penisola è vittima ormai di fenomeni estremi. Preoccupa il forte peggioramento in atto da 6 mesi, scrive Avvenire. Acqua potabile razionata in 100 comuni della Francia. Al 10 di agosto il 47% del territorio si trovava in condizioni di attenzione, il 17% in stato di allerta. La commissaria alla ricerca dice situazioni di stress senza precedenti per i livelli idrici. Questo per quanto riguarda le pagine del Quotidiano Cattolico Avvenire. Abbiamo visto una panoramica sui temi principali in agenda quest'oggi, dunque gli esteri con la situazione della guerra in Ucraina a 6 mesi dall'inizio del conflitto e poi i 6 anni dal terremoto di Amatrice. In questo mercoledì 24 di agosto, in cui manca ormai
circa un mese al voto e di questo si occupa soprattutto il Secolo XIX, che pone in primo piano alcuni temi di attualità che vanno ovviamente ad incidere sul dibattito politico in vista del voto. E allora andiamo sul Quotidiano di Genova per vedere qual è il tema scelto quest'oggi per l'apertura. È questo: gas, il grido delle imprese. Costi alle stelle, aziende liguri in difficoltà. Risso, presidente di Confindustria a Genova, dice il governo agisca. In Italia spese aggiuntive per 50 miliardi. Cingolani annuncia: lavoriamo a un piano per il razionamento. Letta e Meloni, lite sul tetto ai prezzi. Come detto, dunque, un argomento di estrema attualità che va ad incidere sul dibattito politico. E poi ancora dalle pagine del Quotidiano di Genova, bollette, serve una strategia comune europea. Questo è l'intervento che viene ospitato oggi, firmato da Mario De Aglio. Ce n'è un altro, quello di Nicola La Gioia, che pone un altro tema relativo alla campagna elettorale. Così la politica evita di parlare della cultura. Un tema che vi consiglio di approfondire, perché La Gioia mette in primo piano in questo dibattito un tema sicuramente interessante di cui non si è parlato. Mancano dai programmi dei partiti le proposte relative alla cultura, nonostante, lo abbiamo visto un po' tutti, le proposte non manchino, le librerie siano nuovamente affollate e nonostante appunto la partecipazione a vari appuntamenti letterari, festival e quant'altro quest'estate abbia fatto registrare decisamente un'ottima affluenza in quest'estate che è stata definita quella della ripartenza post-Covid. Allora, un approfondimento che quest'oggi il Secolo XIX propone a pagina 32. Restiamo sulle pagine del Quotidiano di Genova per vedere come vengono approfonditi questi temi all'interno. E allora lo scontro sul tetto del gas. Meloni e Di Maio favorevoli all'ipotesi di razionamento. Salvini, Tajani e Calenda invece sono contrari. Letta dice: un anno di prezzi amministrati. Cingolani: il piano è pronto. Oggi intanto al meeting di CL si attende l'intervento del premier ormai dimissionario Mario Draghi. Salvini sulle sanzioni alla Russia: ci danneggiano. Ecco un altro tema ovviamente di politica estera che va ad incidere sulla nostra campagna elettorale. La replica di Letta: non facciamo favori a Putin. Anche Fratelli d'Italia prende le distanze dalla Lega, una scorciatoia che vorrebbe dire cedere un domani alla Cina. Questa l'analisi appunto che viene proposta su questo tema. E allora vediamo anche quello che vi dicevo, viene riportato in prima pagina dal Secolo XIX, l'intervento pubblicato oggi di Mario De Aglio con l'analisi sulla situazione della crisi energetica a livello nazionale e a livello europeo. Ora servono una gestione europea e riserve comuni come negli Stati Uniti. Il nuovo governo, scrive De Aglio, dovrà impegnarsi a coordinare politiche sul gas come sull'immigrazione, mentre i politici discutono dei problemi di ieri invece di affrontare quelli di domani. Ancora dal Secolo XIX, la bolletta manda in crisi le imprese liguri, ora rischiamo uno stop generalizzato. L'industria nazionale sta pagando un conto salato, extra costi a 50 miliardi, scatta l'allarme, stiamo pagando un prezzo altissimo. E poi c'è l'analisi in chiave nazionale ovviamente di quella che è la situazione alla canna del gas. Questo è il titolo significativo scelto per affrontare questo argomento. Impatto pesantissimo sui costi di produzione. Gli imprenditori valutano se riaprire gli stabilimenti dopo le ferie di agosto. Non solo acciaio, anche le altre filiere industriali della Liguria soffrono il boom del prezzo del metano, una difficoltà che va a ripercuotersi poi a pioggia su tutta la situazione economica della nostra regione e non solo. La Sicilia dei veleni, un altro tema relativo alle candidature. Chinnici conferma la candidatura nonostante lo strappo dei 5 Stelle. Provenzano: la mossa di Conte è un tradimento verso tutti i siciliani.
E poi gli interventi ieri al meeting per l'amicizia fra i popoli di Comunione e Liberazione, la platea di Rimini vota Meloni Premier, Letta fischiato sulla scuola fino a 18 anni. E poi ci sono le ricadute locali della campagna elettorale nazionale, il risico della giunta per il varo del Toti bis, già partita la corsa alle poltrone libere. Quattro assessori liguri sono in pista per diventare parlamentari, ora è lotta nei partiti del centrodestra per occupare i posti vacanti. I candidati sono Alessandro Piana, Gianni Berrino, Ilaria Cavo e Marco Scaiola, e dunque, scrive il Secolo XIX, è partita la corsa a sostituirli nel seno della giunta regionale ligure. E sempre per quanto riguarda le ricadute liguri della campagna elettorale nazionale, ci sono le parole della sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, che è candidata per il Partito Democratico. Per il PD in Liguria la partita è aperta, basta malumori interni, serve unità. La segretaria regionale del PD e candidata alla Camera, era necessario fare delle scelte, queste le sue parole. Sempre dalle pagine del Secolo XIX, ora andiamo a vedere la cronaca locale, la cronaca del Levante sul quotidiano ligure. Oggi il Secolo ci mostra un punto della situazione su alcune delle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio della Liguria di Levante, oltre all'Alta Toscana, nello scorso giovedì 18 di agosto. Un'ondata di maltempo che ha causato due vittime appunto nella zona più settentrionale della Toscana e che in Liguria ha spazzato via diverse strutture degli stabilimenti balneari allestite in particolare nella zona tra Chiavari, Lavagna, Cavi e Sestri Levante, provocando ingenti danni alle strutture e causando dunque anche diversi danni alle attività produttive, ma non solo, anche alle attività agricole e florovivaistiche del nostro territorio. Ed è su questo che oggi il Secolo XIX concentra la sua attenzione, facendo il punto della situazione su due settori strategici per l'economia agricola della Liguria, ossia quello dell'olivicoltura e della viticoltura. Olivicoltura un disastro, scrive il Secolo, raccolto quasi perduto a causa della tempesta. C'è chi stima un danno fra l'80 e il 90% della produzione prevista, apertura straordinaria dei frantoi alla cooperativa Lavagnina per salvare il salvabile. Impossibile prevedere quanto olio potrà essere ricavato in una situazione come questa, oltre al danno diretto si teme che la grandine abbia compromesso la salute degli ulivi, e sì, anche questo effettivamente è un tema, quello dei danni nel lungo periodo all'olivicoltura nel nostro territorio, ma non solo, anche alle imprese florovivaistiche ad esempio. E per quanto riguarda l'altro settore, quello della viticoltura, la vendemmia viene anticipata, calo della produzione ma la qualità è elevata. I viticoltori girano tra i vigneti per una stima definitiva che ancora in questo momento evidentemente non è possibile definire. Ancora dalle pagine del Secolo XIX, la cronaca, bimba caduta dentro un tombino, c'è un testimone, l'uomo, un turista milanese, ascoltato nei prossimi giorni. Le telecamere non hanno ripreso il momento dell'incidente. E poi ancora cronaca, andiamo invece in Valle Sturla, masso travolge un'auto, il conducente rimane illeso. Borzonasca chiusa nuovamente la provinciale per Sopra la Croce, l'uomo ha riportato soltanto un'escoriazione ad un braccio. E poi ancora la cronaca, cadavere nel torrente giallo a Portofino, è di un uomo morto da diversi giorni. I carabinieri ipotizzano possa trattarsi di un senza tetto. La salma è stata trasferita all'ospedale San Martino, dove sarà eseguita l'autopsia. Questa appunto la notizia di cui dicevamo insieme poc'anzi, la notizia che abbiamo aggiornato appunto nel tardo pomeriggio di ieri, quando sarebbe stato riconosciuto appunto l'uomo che il cui cadavere è stato ritrovato nel Rio Fondaco a Portofino.
Ora, sempre dalle pagine del secolo XIX, vediamo la notizia relativa alla Santa Messa che ha radunato diverse persone ieri nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. De Vasini ha ricordato Di Capua come servitore del bene comune. Le parole del vescovo durante la celebrazione in cattedrale ad un anno dalla morte. Il sindaco Messuti dice: un amico e un grande primo cittadino, un esempio per tutti noi. La presentazione di Expo Fontanabuona, oggi la partenza, Expo torna in presenza, riflettori sulla valle, 40 espositori e una raffica di iniziative di contorno, domani la cerimonia di apertura con gli stand che saranno aperti dalle 15. Restiamo sulle pagine del secolo XIX per vedere un altro degli approfondimenti estivi che ci vengono proposti dal quotidiano di Genova, quello relativo alle escursioni che si possono praticare nella Liguria di Levante, da Casarza a San Rocco, questo l'itinerario che viene proposto quest'oggi, e all'Eremo di Moneglia, tra segni di devozione e vette dell'Appennino. È il viaggio del secolo XIX alla scoperta dei percorsi naturalistici più belli, con un testimonial che accompagna per svelare i segreti del tracciato. C'è ancora lo sport da approfondire, ma prima vediamo insieme, oltre alle escursioni, ovviamente, che cosa si può fare nel nostro territorio in questo mercoledì di fine agosto. Lo vediamo insieme con la nostra scheda degli appuntamenti. Gli appuntamenti di mercoledì 24 agosto. A Rezzoaglio, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo, in località Magnasco, ci sarà lo spettacolo della compagnia itinerante Ianna Tampè, inizio alle 16.45. Al Parco delle Fontanine di Rapallo, presentazione di tre libri, Carlotta, Al riparo dalla luce e Attimi di poesia, presenti gli autori Magda Moro e Alessandro Ghion, che dialogano con Marco Del Pino, inizio alle ore 18. Nel boschetto della chiesa di San Nicolò a Sesto Levante, Elena Molinari presenta il suo libro Case, modera la giornalista Francesca Caporello, inizio alle 18. A Camogli c'è il Festival di Narrazione per Bambini, un'estate da favola, alle 18.30 a Casteldragone, Benardo. Secondo appuntamento per la cura della città a Santa Margherita Ligure. Tiziana Cecchinelli, figlia udente di genitori sordi, racconta il suo libro Peccato, io non sono sorda. Alle 19 nella spiaggia per tutti di Ghiaia. A San Colombano di Vignale, stand gastronomici aperti dalle 19.30 e poi danze con Ringo e Atos Bassissi. Al Bocciodo Marvigo di Santo Stefano d'Avito ci sarà una serata di giochi enigmistici, inizio alle ore 21. Nuovo appuntamento del Festival di Valle Cristi a Rapallo, alle 21.30 c'è lo spettacolo comico di Fabrizio Casalino. Prosegue il Chiavari Musica Festival. Napo, Alice Nappi, Andrea Vulpani, Lorenzo Capello e Massimo Galelli suonano un omaggio ai grandi della vecchia scuola francese e ai meno inflazionati artisti della scuola genovese, alle 21.30 sul lungo porto Agostino Carniglia. Bene, come detto, siamo allo sport, allora restiamo sulle pagine del secolo XIX. Tascone è subito fra i più intriganti. Stiamo parlando di calcio ed in particolare di Lega Pro. Lentella dice: mi ha voluto con tenacia. Il centrocampista campano, top nello scorso torneo, ha fatto vedere cose buone contro il San Giuliano. E poi, sempre per quanto riguarda il calcio, la Virtus Entella, la squadra è al lavoro sul Prato di Levi, la rosa è ancora extra large, mentre per il mercato sono giorni febbrili, scrive il secolo XIX. Continuiamo a parlare di calcio, ma parliamo di Coppa Italia di eccellenza, la Lavagnese sfida l'Albaro. E poi, ancora per quanto riguarda lo sport, invece, scusate, siamo al basket, doppia sfida internazionale fra team serbo e americano, dove nel palazzetto di via Liuzzi a Santa Margherita Ligure. Infine, per quanto riguarda il beach soccer, Camilla Costantini la favola da Santa alla nazionale. Siamo in conclusione di questo appuntamento con la nostra rassegna stampa di mercoledì 24 di agosto. Per chi si fosse collegato solo ora, ricapitoliamo la situazione meteo, la situazione del traffico e alcuni aggiornamenti in chiusura. Sul fronte meteo non avremo sostanziali novità nella giornata di oggi, in quella di domani e in quella di venerdì, quindi cielo
generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sull'Appennino di Levante nelle ore più calde della giornata, che potrebbe portare anche a qualche temporale con colpi di tuono appunto nelle valli interne della Liguria di Levante. Cielo per lo più sereno per quanto riguarda invece le zone costiere, con una generale situazione di bel tempo che verrà ripristinata sempre in serata. Non ci sono segnalazioni di rilievo sul fronte della viabilità e su quello del traffico, quindi una mattinata che parte all'insegna della tranquillità per quanto riguarda questo aspetto sul nostro territorio, mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca, vi abbiamo detto di un incidente che si è verificato ieri sera tra le 23 e le mezzanotte in Val Fontana Buona, lungo la provinciale 225, in particolare del comune di San Colombano Certenoli, con un motociclista di circa 40 anni che è andato a sbattere violentemente contro le auto parcheggiate in sosta lungo la strada. Dopo l'intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. È tutto anche per gli aggiornamenti. Chiudiamo questo nostro primo appuntamento con l'informazione. Tigulli Oggi invece torna alle 12:45. Ci vediamo più tardi.